ascoltare ottima musica e jazz sorseggiando buon vino in uno dei palazzi più belli del centro storico aretino. Tutto questo è possibile grazie alla rassegna Jazz and Wine ideata dalla Fondazione Ivan Bruschi con la direzione artistica dell'associazione Jazz on the Corner di Francesco Giustini. Quest'anno le collaborazioni sono cresciute, abbiamo avuto anche il contributo della TCA e poi collaboriamo con la Fondazione Guido d'Arezzo, Officina della Cultura, Arezzo Music Fest, ma soprattutto continua, e non potrebbe essere diversamente, il sodalizio con l'associazione Jazz on the Corner di Francesco Giustini, che è la direzione artistica di questo appuntamento. Quattro serate, la prima si è già svolta giovedì 18 agosto fino al 15 settembre, il primo appuntamento con il Giovanni Benvenuti Trio. C'è molta importanza alla melodia, anche nei brani più complessi dal punto di vista formale cerco sempre di creare delle melodie facilmente riconoscibili e facilmente orecchiabili, diciamo così, in maniera da catturare l'attenzione dell'ascoltatore e comunque creare un filo logico che sia facilmente comprensibile anche per i non addetti ai lavori. E per quanto riguarda l'aspetto etnico, sicuramente, ma perché diciamo etnico nel senso, dal punto di vista ritmico soprattutto, nel senso che comunque c'è un occhio di riguardo quando si fa jazz, sicuramente per musiche africane, ritmi per esempio latinoamericani, eccetera, eccetera, quindi c'è sicuramente un'attenzione anche da questo punto di vista.